Cosa preferiscono gli italiani? La pizza o la pasta? Possono vivere senza il vino o il caffè? Lo scopriremo insieme oggi. Andiamo! Avere un lavoro bello che paga poco o un lavoro brutto che paga molto? La prima. Anche bello lui. Che paga poco. Perché? Così ti vivi la vita meglio, magari, non so. Ma sì, si sopravvive. Però almeno se sei contento, se sei felice. Un lavoro? Bella domanda. Diciamo che i soldi sono importanti, però un lavoro brutto che paga molto. Perché? Secondo me poi ti godi di più la vita. Bello che paga poco, perché secondo me comunque alla fine il lavoro occupa un sacco di tempo della tua vita e se vai a fare qualcosa che non ti piace magari lo fai contro voglia, lo fai male. Lavoro bello che paga poco. Un lavoro brutto che paga molto. Lavoro brutto, qualsiasi lavoro brutto ma che paga molto. Poi. E lei? Un lavoro bello che paga poco. E perché? Meglio essere soddisfatti nella vita che avere dei soldi in tasca. Sarebbe la risposta giusta. Se ti dà gratificazione, bisogna fare quello che piace. Se fai una cosa che non ti piace, è più pesante ancora, secondo me. Diciamo che il lavoro deve piacere, quindi preferirei un lavoro pagato meno che però ti piace, perché comunque lavori, passi tutto il tempo della tua vita a lavorare, quindi è importante quello, secondo me. Un lavoro brutto che paga molto. Perché? Perché così faccio soldi. Preferireste avere un lavoro bello che paga poco? Quello perché lo facciamo già. Esatto, ha ragione, però è vero in realtà, quindi che paga sì. Poco. Non vogliamo sapere la seconda opzione. E lo facciamo già, quindi direi che va bene così. L'importante è stare bene, no? Assolutamente. Preferiresti vivere senza la pasta o senza la pizza? Questo è molto difficile. Senza la pasta. Senza la pasta. Perché senza la pizza non si può. Non si può vivere senza la pizza. Senza la pizza. È meglio la pasta. Pugliese. Effettivamente. Pasta, effettivamente. Anche la pizza di tanto in tanto, però la pasta è appunto un numero uno. Forse senza la pizza. Perché la pasta è una cosa che mangio molto più spesso. Quindi sarebbe molto difficile mangiare pizza tutti i giorni. La pizza romana o napoletana? Romana! Viva Roma! Napoletana, mi dispiace. Roma tutta la vita. Però non è che disdegno la pizza romana, assolutamente. Qual è la differenza? La pizza romana è croccante, rimane dritta quando la tiri su una fetta, è un po' più secca. La pizza napoletana è più moscia, è più morbida, è un po' più sottile e ha il cornicione alto. È sottile l'impasto e il cornicione alto, sì, c'ho ragione. Il pubblico non è. Non è buono. Senza la pizza. Senza pizza. La pasta la puoi fare. Pasta alla carbonara. In tutti i modi. In tutti i modi. Mille condimenti. La pizza esatto. Dopo un po' magari se la mangi ogni giorno. Pasta, pasta, pasta. Senza la pasta. È dura, Molto dura. Senza la pasta, dai. Preferiresti mangiare solo cibo italiano per il resto della tua vita o non mangiarlo mai più? Solo cibo italiano. Questo è difficile. Però appena finito il sushi. Allora. Ti dico cibo italiano. Sì? Sì. Ma io invece. Ma sì. Dai, io ne faccio a meno. Cioè, nonostante la pasta, però vabbè. Te ne pentirai. Me ne pentirò. Veramente. E cosa mangeresti? Cinese, sushi, boh, di tutto.
qualsiasi cosa. No, vabbè, allora solo cibo italiano, è ben variegato, direi. Cioè, puoi mangiare di ogni? Io no. Ok, vabbè. No, in realtà no. No, solo cibo italiano, preferibilmente, assolutamente cibo italiano. E tu invece cosa mangeresti? Tutto il cibo italiano? Tutto il cibo italiano, tutte le paste, formaggi, salsicce, tutto quello che c'è. Invece preferiresti vivere senza il caffè o senza il vino? Senza il caffè. No, no. Io ne prendo 5 al giorno di caffè, però il vino... Ah, senza il caffè, non mi piace il caffè. Facile. Facile? Sì. Per me senza vino. Per me caffè. Io rinuncio al vino. Il caffè è troppo importante. Senza il vino, ma il vino non piace. Senza il vino, il caffè mi tiene sveglio. Preferireste vivere senza internet o senza acqua calda? Beh, dire senza internet, senza acqua calda è un po' difficile. No. Basta, male! Senza acqua calda. Senza acqua calda. No, io oggi, come fai a vivere senza internet? Ma si fa. Si può fare tranquillamente, però onesta, senza, tu devi lavare sempre con l'acqua fredda, hai presente questa cosa, sì, cosa sì. Vuol dire? Me la scaldo, me la scaldo sul fornello. E quello no. Si può, ah no, no, non, se... vale. No tesoro. Non vale, ripensaci, te l'ho detto. No, allora, no, comunque rimango dell'acqua fredda, sì, sì, io non posso stare senza, come faccio a sentire la musica? Mi togli la musica? Infatti, metti vinili, CD, no, no. Cioè... le nuove uscite, come faccio? Le nuove uscite? Senza internet. Sicuramente, sono un po' all'antica. Ho il telefono, sì, lo smartphone si usa, ma una volta c'era più contatto umano. È più bello. Senza internet. No, sì, 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 senza internet. Senza internet. In un deserto con l'acqua calda. Ah, tranquilla. Preferiresti mangiare la pizza a colazione o bere un cappuccino dopo mezzogiorno? Cappuccino a mezzogiorno. La pizza a colazione. La pizza a colazione. Cioè, la pizza a colazione. Tutta la vita. In realtà faccio entrambe le cose, quindi preferirei mangiare la pizza a colazione. Sì. A me la pizza non mi dispiace, per cui preferisco la pizza che il cappuccino. Adesso, Matteo, tocca a te. Rispondere alle domande. Sì. Un lavoro bello che paga poco o un lavoro brutto che paga molto? Bello che paga poco. Tanto già ce l'hai. Sì. Tanto già so la risposta a questa. Vivere senza la pasta o senza la pizza? Oddio, pizza tutti i giorni, quindi senza la pasta. Preferiresti mangiare solo il cibo italiano per il resto della tua vita o non mangiarlo mai più? Non mangiarlo mai più, perché a questo punto posso provare tutto il resto, ce n'è così tanto in giro, adesso posso provare altro. Però così non potresti mai so, più mangiare la pizza. Lo so, però ci sono alternative molto buone in altre culture, quindi va bene. Preferiresti vivere senza internet o senza acqua calda? Senza acqua calda. Sì? Sì. E come faresti? Doccia fredda. Fa bene alla salute? Sì. Dicono. Ti tempra. Meglio. Vivere senza il vino o senza il caffè? Senza il caffè. Quindi abbiamo scoperto che la maggior parte degli italiani preferirebbe avere un lavoro che paga poco ma che li rende felici. Tra la pizza e la pasta è un pareggio. E nessuno vuole vivere senza acqua calda, a parte Matteo. Se volete materiali in più per aiutarvi a imparare meglio da queste puntate, come quiz e trascrizioni, potete unirvi alla nostra comunità Patreon. Basta cliccare il link nella descrizione. E voi cosa preferireste? Vivere senza la pizza o vivere senza la pasta? Vivere senza il caffè o vivere senza il vino? Rispondete a alcune delle domande nei commenti. E non dimenticatevi di suonare la campanella per essere avvertiti ad ogni nuovo video.
Grazie per aver guardato questa puntata. Ciao!